Ciao a tutte e tutti e benvenuti al telefono rosso in pillole di potere al popolo. In questo video parliamo di lavoro nero e grigio, le due forme in cui si articola un rapporto di lavoro irregolare, che è appunto quello che non viene comunicato alle autorità pubbliche perché manca del tutto un contratto, come nel caso del lavoro nero, o perché questo contratto esiste ma non corrisponde a come il rapporto di lavoro effettivamente si svolge, come nel caso del lavoro grigio, in cui spesso viene indicato un orario di lavoro di gran lunga inferiore a quello effettivamente svolto dal lavoratore. La cosa più importante da sapere in questo caso è che il lavoratore non ha alcuna responsabilità dal punto di vista giuridico. L'unico a cui è imputabile la violazione di legge derivante dall'esistenza di un rapporto di lavoro irregolare è il datore di lavoro. E il motivo è facilmente spiegabile: è la legge stessa che riconosce la posizione di debolezza del lavoratore, che è mosso dall'esigenza di lavorare e quindi di guadagnare per vivere, mentre il datore di lavoro che sfrutta questa condizione di debolezza per ottenere dei vantaggi economici, negando quei diritti e quelle tutele a cui il lavoratore avrebbe diritto se fosse assunto regolarmente. Quindi è importante sapere questo perché il lavoratore non deve avere paura di denunciare un rapporto di lavoro irregolare, perché non incorre in alcuna sanzione. Detto questo, però, la domanda è: quali sono gli strumenti concreti, che ha un lavoratore a disposizione per potersi tutelare? È importante sapere che, in questo caso il lavoratore deve raccogliere più prove possibili dell'esistenza del rapporto di lavoro, perché quello che succede spesso quando il rapporto di lavoro si interrompe, è che il datore di lavoro cerchi di negare l'esistenza stessa del rapporto. È importante quindi che il lavoratore riesca a raccogliere più materiali possibili, che sono utili proprio a ricostruire l'esistenza del rapporto di lavoro. Ad esempio, annotare la data di inizio e eventualmente di fine del rapporto di lavoro, i giorni di presenza, gli eventuali giorni di assenza per malattie o ferie. È importante conservare qualsiasi tipo di corrispondenza intercorsa col datore di lavoro, anche messaggi WhatsApp, email, e chiaramente individuare dei testimoni che possono essere fornitori, clienti o gli stessi colleghi ed ex colleghi, che potranno appunto testimoniare sia dell'esistenza del rapporto che delle modalità con cui questo rapporto si svolgeva. Una volta raccolto questo materiale, andrà ovviamente utilizzato nel momento più opportuno, quello in cui si interrompe il rapporto di lavoro, ad esempio perché il datore decide di licenziare il lavoratore da un giorno all'altro. Uno degli strumenti che la legge mette a disposizione dei lavoratori è la denuncia all'Ispettorato del Lavoro, che è l'organo preposto appunto alla tutela dei lavoratori, che può effettuare degli accessi senza preavviso sui luoghi di lavoro per appurare che vi siano meno delle violazioni, e in questo caso intimare al datore di lavoro di regolarizzare il rapporto e comminare delle sanzioni economiche. Anche in questo caso è importante sapere che la denuncia può essere fatta dal singolo lavoratore, ma anche attraverso organizzazioni sindacali o associazioni. Quello che infatti spesso ci è capitato con gli sportelli legali di potere al popolo è che chiaramente i lavoratori in questa situazione hanno paura di esporsi e di avere quindi ripercussioni sul luogo di lavoro. E noi abbiamo infatti utilizzato l'Associazione di Potere al Popolo proprio come scudo a tutela dei lavoratori per presentare una denuncia collettiva all'Ispettorato e quindi proteggere i lavoratori e impedirgli di esporsi. L'altra possibilità che i lavoratori hanno a disposizione è quella di iniziare un'azione legale contro il datore di lavoro per accertare appunto l'esistenza del rapporto di lavoro e ottenere tutto quello che non hanno avuto appunto proprio perché non assunti regolarmente. In questi casi i lavoratori tendono a pensare che non hanno alcuna possibilità di vincere la causa, che il datore abbia adottato tutte le precauzioni appunto per ottenere una vittoria durante il processo. Quello che invece accade spesso è che il datore di lavoro preferisca non arrivare proprio al processo, ma ottenere un accordo con il lavoratore. Quindi offrendogli una somma inferiore di quella che gli spetterebbe con la vittoria nel processo, purché rinunci appunto alla causa. Ovviamente in questo caso poi la scelta spetta al lavoratore, ma è importante sapere che anche in questa condizione di particolare debolezza i lavoratori hanno delle possibilità per tutelarsi.
Come Potere al Popolo da tempo portiamo avanti delle campagne contro il lavoro nero, ma con il telefono rosso e con le segnalazioni che ci sono arrivate abbiamo sicuramente verificato che questa condizione di invisibilità dei lavoratori in nero e in grigio con l'emergenza sanitaria si è resa ancora più difficile perché chiaramente sono esclusi dall'accesso agli ammortizzatori sociali a cui hanno diritto i lavoratori regolarmente assunti o ne possono beneficiare solo in parte perché questi ammortizzatori sono ovviamente commisurati a come il rapporto di lavoro risulta dal contratto. È importante però sapere che anche in questa situazione delle forme di tutela esistono, è importante prenderne consapevolezza e chiaramente se avete dei dubbi o volete ulteriori informazioni su questo argomento potete contattare il telefono rosso nei giorni e all'orario indicato nel box che trovate in video. Grazie a tutti.